Il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Teramo ha organizzato la giornata della comunicazione sociale, un evento dedicato alla promozione delle campagne di sensibilizzazione realizzate dai volontari teramani su alcuni temi particolarmente attuali. L'evento, organizzato con il sostegno del Comune di Teramo e della Fondazione Tercas, è strettamente legato ai laboratori formativi sulla comunicazione organizzati annualmente dal CSV in favore delle associazioni. Un'esperienza ancora più esaltante che ci spinge a continuare a lavorare in questa direzione, perché abbiamo verificato che lavorare insieme poi produce non solo un'attività formativa, ma anche un momento di risultato ottimale. Quest'anno lo scopo è stato quello di costruire insieme ai volontari alcune campagne di comunicazione sociale per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della povertà e della disabilità e per promuovere una maggiore adesione all'opera e alla solidarietà espresse gratuitamente nel mondo del volontariato. I manifesti sono stati affissi a Teramo, Giulia Nova e Roseto degli Abruzzi. È importante dire che non esiste una risposta univoca, nel senso che a seconda del tema, del target, a seconda del soggetto comunicante, la campagna può essere essenzialmente diversa. Se possiamo o vogliamo trovare un elemento comune, questo elemento comune è la capacità di emozionare, di catturare le emozioni di chi ascolta, perché l'emozione è capace di entrare nel profondo delle motivazioni per cui le persone fanno dei comportamenti. Oggi l'emozione è padrona della comunicazione pubblicitaria e nella comunicazione sociale questo è ancora più importante. Per pensare a questa campagna di comunicazione sociale, da cosa sei partito? L'ho rappresentata semplicemente, come dicevo prima, attraverso delle immagini reali. Attraverso l'immagine di persone che soffrono di emarginazione, quindi sono chiuse in se stesse, hanno paura ad affrontare a volte anche il mondo esterno perché si sentono inadeguate.